E bentornati sul canale. Oggi pioggia, ma noi che ci interessa? Perché siamo venuti nel bosco mentre piove? È una follia, perché stanno arrivando i funghi chiodini. E i funghi chiodini, tanti di voi lo sapranno, se non li becchi nel momento giusto diventano, insomma, non dico immangiabili, ma di qualità scarsissima. Dunque ci proviamo, vediamo se sono usciti. Ho visto delle crescite da altre parti e dunque io ci devo provare, perché se va bene il colpo troveremo dei muri pieni di chiodini. E dunque di là azione. Allora, non lo so se è la buttata definitiva. Attenzione ragazzi, guardate come sono piccoli, perfetti, perfetti, così li cercavamo, piccoli. Oh, guarda qua, guarda qua. Ah, qui ce n'è ancora. Dov'è? Qui, fa vedere, tutti nascosti dalle foglie. Oh, belli ragazzi, così piccoli li volevamo, così piccoli. Perfetto, perfetto. Qua cos'è? No, niente, un fungo qualsiasi. Bene, siamo pro. Attenzione, che lì ne vedo ancora. E dunque, non ci resta che raccogliere questi intanto. Ma credo che nei prossimi giorni, domani, massimo dopodomani, ci sarà la buttata gigantesca. Intanto raccolgo questi, eh. Allora, ok, ci siamo ragazzi. Qua. Ah, qua che spettacolo! Si vedono? Vai, guarda qui! Bellissimo questo! Guardate che spettacolo questi qua! Spettacolari! Piccolissimi! Appena nati, questi eccezionali ragazzi! Potete farli sotto aceto, sott'olio! Mi raccomando, rispettare le norme igienico-sanitarie, è per voi, per voi, anche se ne mangiate voi, non li date a nessuno. Proseguiamo, adesso poi andiamo un po' più in là e vediamo se c'è il muraglione che mi aspettavo. Vabbè, intanto con la frenesia di essere arrivati me l'ho dimenticato di mettere i guanti, meglio metterli. Allora qua c'è un altro ceppettino e qui nascosto sotto le fogliette, guardate che meraviglia questo qua. Allora, però ancora, guarda qua, anche questo, guarda, manco si vedeva, guarda. Allora ragazzi, ovviamente non tutto ciò che luccica è oro, come si dice. Questi qui fate particolarmente attenzione, andiamo a prenderne uno, lo giriamo e si vede questo nero particolare, questo colore dubbio. Guardate che vigliacchi, vedete come cercano di assomigliare proprio ai chiodini? Guardate un po'. Eh no ragazzi, eh no, fate attenzione, quelli sono veramente pericolosi, guardateli bene. Riprendo di nuovo qualcuno di quelli buoni, sono questi pericolosi e questi ottimi. Guarda che belli, questi belli danno tranquillità, questi invece, questi qua con questo colore brutta. Ecco, qui abbiamo un classico esempio di chiodini ormai andati. Guardate come sono cresciuti. Questo è quello che noi raccogliamo adesso e questi qui ormai veramente immangiabili, eh. Guardate che roba, se li lasciamo andare, questo è il risultato. Incredibile, ma che ceppo meraviglioso. E questo è il mio chiodino che raccolgo. Ed eccoli qua. 1, 2, 3 e 4, pieno pieno, stanno uscendo, nei prossimi giorni ne vedremo tantissimi su questo muro. E va, che spettacolo, guarda in mezzo ai nostri chiodini queste mazze di tamburo strepitose, guarda qua. Ma che peccato questa mangiata, però credo che siano ancora buone, eh? Che belle, prendiamole. Ma non ci credo, me ne stavo andando a casa, guarda, guarda che ceppo, guarda che ceppo enorme, enorme, bellissimo, piccoli, perfetti, eccezionali, meraviglia. Oh, abbiamo fatto un bel colpo qua, tutti insieme, guarda, guarda che roba. Non facciamoci mancare niente, questo qua sul ceppo, vediamo un po'. Ok, qui un po' mangiati, ma questi li escludiamo. Guarda qua, invasione, invasione.
perché io sono passato l'altro ieri e li ho trovati proprio piccoli piccoli. Poi ne ho presi troppi, basta, perché dopo un po'. Bravo, guarda questi, toh. Questi qua un po' meglio. Io li messo a toglio. Sì, fa bene. Se a toglio si mantengono. Sì, sì, lo so, ma a me piacciono i nudi. Stanno uscendo, nei prossimi giorni ne vedremo tantissimi su questo muro. Chiudiamo qua il video. Vi invito a iscrivervi al canale, mi raccomando, e ci vediamo alla prossima!